stagione 2013-2014 il titolare della fascia sinistra del Napoli era senza dubbio Juan Camilo Zuniga, il calciatore colombiano che a seguito di un infortunio costrinse il Napoli ad operare nel mercato di gennaio, acquistando un giovane sconosciuto che corrispondeva al nome di Fazi Ghulam, algerino dal Saint-Étienne, acquistato per 5,5 milioni di euro. In molti storsero il naso. Bastò poco però a Ghulam per iniziare a meritare la fiducia del mister Benitez e collezionò in quella stagione ben 21 presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Trofeo che il Napoli in quella stagione riuscì ad alzare e a portarsi a casa, visto la vittoria allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Ghulam acquisì sempre maggiore autorevolezza e fiducia da parte del mister e il 22 dicembre dello stesso anno, 2014, fu tra i rigoristi che permise al Napoli di potersi portare a casa anche la Supercoppa italiana nella finale contro la Juventus. Dal 2014 in poi Ghulam riuscì finalmente a consolidare la sua posizione con tante prestazioni di livello, iniziò anche ad essere appetito e appetibile ai grandi club europei. Ma il 1 novembre 2017, durante la partita di Champions League tra Napoli e Manchester City, riporta la frattura del legamento crociato del ginocchio destro. Successivamente, una grande voglia di tornare in campo gli fa forzare i tempi di recupero. Infatti, proprio nel febbraio 2015 riesce a ripetere quindi l'infortunio, quindi subisce un altro grave infortunio che lo tiene lontano dai campi di gioco per ben un anno, fino al maggio 2018, dove nella partita contro il Frosinone vinta per 4-0 dal Napoli riesce ad entrare in campo e a sfornare addirittura due ottimi assist. Nelle stagioni successive, sotto la guida di Ancelotti e di Gattuso, Ghulam non riesce mai del tutto a convincere gli allenatori di poter meritare delle opportunità. Saranno sporadiche le apparizioni, spesso subentrando dalla panchina. In questi anni però i tifosi del Napoli hanno continuato a sostenere il calciatore algerino, sperando di poter tornare ad ammirare quel talento cristallino che Fazi Ghulam ha dimostrato di possedere negli anni scorsi. Nell'ultima partita contro il Granada, il suo ingresso in campo non è passato assolutamente inosservato, una prestazione gagliarda che ci auguriamo possa servire al mister Gattuso per potergli poi concedere maggior fiducia nel corso di questa stagione. Buona fortuna a Fazi Ghulam e sempre Forza Napoli!